Noi abbiamo fatto questa associazione degli enti locali che vuole mettere insieme tutti gli enti locali, diciamo in questo caso italiani, per condividere un po' di buone pratiche. Ce ne sono tante, ce ne sono molte, non lo sappiamo, non le condividiamo e come dico sempre io, questo è uno dei pochi casi in cui copiare. Non si viene segnati con la penna rossa della maestra, ma in verità si prende un premio. Ecco, l'idea è questa, mettere insieme, fare politiche e sinergie per fare della lotta allo spreco non una cosa solo eticamente importante, ma anche economicamente vantaggiosa. La maggior parte dello spreco avviene in verità a casa nostra, nelle nostre cucine, nelle nostre case, eccetera. È chiaro che bisogna, da un lato, agire sulla cultura e quindi nelle scuole, attraverso un insegnamento su quello che è lo spreco. Ai tempi dei miei nonni il problema non si poneva, nel senso che si finiva quello che era nel piatto per definizione. L'altro è creare le condizioni perché i cittadini poi questa cosa la possano fare, la vivano come una cosa positiva e non una difficoltà, partendo anche dando degli aiuti agli enti locali che su queste politiche devono passare da smettere a essere sempre degli eroi perché fanno queste cose, ma che diventi una procedura assolutamente normale. Ci sono iniziative dal nord al sud del nostro paese, però non abbiamo massa, non abbiamo rete, non avendo massa, non avendo rete, non riusciamo a fare sinergia e non riusciamo in qualche modo a essere anche un peso all'interno della politica su queste cose. Ci limitiamo con giusta ragione a fare del nostro comune magari un'eccellenza, quando in verità noi dobbiamo arrivare a diventare un'eccellenza come paese, e non semplicemente come piccola comunità. Quando noi avremo fatto questa massa, avremo fatto questo lavoro, potremo essere incisivi sia sui governi nazionali ma anche sul governo europeo che, come dicevo prima, ha fatto una bella direttiva sulla lotta allo spreco dicendo che sono i sindaci che la devono applicare e c'è caduta direttamente sulla scrivania senza intermediari. Ecco, forse abbiamo bisogno di creare un rapporto che non solo vada up-down ma che vada down-up. Ci sono delle possibilità di accedere a dei finanziamenti, ma anche qui il problema sinergico, un singolo comune può in qualche modo avere un rapporto col Parlamento, eccetera, o abbiamo bisogno di creare appunto massa per cui avendo questa massa siamo in grado di venire al Parlamento europeo e trovare e fare leggi e modelli che aiutino e finanzino gli enti locali per farlo. Questo è uno dei motivi per cui siamo nati.